la prima delle due trasferte nuovamente in Francia, un primo tempo forse più quadrato, più divertente del secondo, anche se ha sparigliato le carte come sua abitudine fare. Sì, siamo un po' ridotti come numero e quindi abbiamo dovuto tribolare anche cambiare un po' di sistema per poterli far giocare i minuti che volevamo. Abbiamo dato la possibilità a tutti e dovevamo gestire le due gare perché chiaramente siamo in pochi, in questo momento abili, e quindi dobbiamo pensare anche alla partita prossima e dobbiamo pensare che siamo in fase di preparazione e quindi abbiamo l'obbligo di dare quel minutaggio al quale mi riferivo prima a tutti quanti. C'è qualcosa che le è piaciuto e qualcosa che le è piaciuto meno di quello che è la sua preparazione che sta portando avanti? No, mi è piaciuto il piglio del primo tempo, dell'inizio gara, ci siamo imposti subito senza timori di nessun genere, con la voglia di avere il controllo della gara, ci siamo riusciti ad averlo. Siamo stati un po' sporchi sotto l'aspetto tecnico, altrimenti io penso il primo tempo poteva finire con 3 gol di vantaggio per noi, forse credo un 4-1 per le possibilità che abbiamo avuto e che hanno avuto anche loro, una volta è stato bravo il nostro portiere. Però di questo sono contento perché non è la soluzione finale che mi interessa, ma è il progetto per la soluzione, quindi ora ci sta anche che l'aspetto tecnico sia un po' carente. Nella volontà nostra è quella di migliorarlo col lavoro e con l'intervento della società e quindi andiamo avanti con l'idea che il bicchiere dimostra di essere mezzo pieno. Mister, i rumors ai quali ovviamente noi per mestiere dobbiamo stare dietro e siamo molto attenti a queste cose, dicono che il Genoa porterà a breve un grosso centrocampista, un personaggio importante, si vocifera naturalmente di Lasse Scene, e un altro centrocampista, un esterno sinistro che potrebbe essere in sostituzione di Barreca e poi è arrivato invece un giocatore dalla Colombia che è molto giovane ma molto bravo. Questo potrebbe dare quella qualità e quello che lei sta cercando e che sta aspettando. Io parlo di quello che è arrivato, che è un ragazzo interessante, molto interessante, secondo me. Poi naturalmente i calciatori vanno visti da vicino e vanno assaporati anche come odore di maglia. Io sono abituato a fare così, ma quello che ho visto mi permette di dire che questo ragazzo ha delle belle doti che mi piacciono, perché è bravo a palleggiare, a corsa, verticalizza, un buon conduttore di palla, spacca un po' il ritmo e queste sono doti che sono importanti. È chiaro che è un ragazzo giovane che esce dal suo paese e entra in un altro con una cultura completamente diversa e quindi andrà incontro alle difficoltà che sono ovvie in questo caso, ma poi in definitiva quando si entra dentro il terreno di gioco gli avversari sono 11 come in Colombia e i compagni sono 10 e quindi l'adattamento diventa naturale, via. E speriamo che sia un adattamento accelerato, ma io sono convinto di sì perché le qualità le ha fatte vedere. Facciamo conto che i 4 che gli ho detto siano a casa, non li nominiamo ovviamente, però a quel punto il mercato del Genoa a suo dire è a posto o forse le manca ancora qualcosina che magari vorrebbe sistemare magari sulla destra, sulla fascia, non lo so? Io rispondo volentieri alle domande che mi sono fatte per quello che riguarda i miei compiti e quello che io devo fare in campo e quello che vedo in campo. Quello del mercato non è un mio compito, anche se sono grato alla società che, di essere interpellato in questo, naturalmente. E poi io non l'ho mai fatto e non sarei mai capace di fare mercato, quindi mi astengo assolutamente da qualsiasi tipo di valutazione in questo caso. Senta mister, ancora due cose. Una, come sta Cassata, che abbiamo visto uscire un po' fasciato? La Cassata dice che ha dolore sull'articolazione acromonclavicolare, che è classica di quel tipo di cadute, ora bisognerà valutare. È stato immobilizzato al momento,
non abbiamo un riscontro oggettivo. E poi ci penserà il medico eventualmente a fare un commento più particolare. Mi aveva detto l'importante è non farsi male intanto in queste trasferte. Ora a Bordeaux farà nuovamente carte sparigliate o cercherà di trovare un po' un piccolo suo Genoa, non dico titolare ma magari preferito? Ma abbiamo l'obbligo di cercare di dare più minuti, come dicevo prima, no? Ora stasera ne abbiamo dati 60 a gran parte dei ragazzi, ora vediamo fra quelli che ne hanno fatto, che hanno giocato mezz'ora, vediamo quelli che è opportuno impegnare un po' di più. Ma al momento non saprei nemmeno cosa dire, perché la situazione è da analizzare per bene, dobbiamo fare due conti, li faremo con la massima tranquillità, però penso che un pochino più di direzione la daremo, se ci riusciamo, perché siamo in una condizione ora un pochino da salvaguardare anche l'aspetto fisico. Sanabria è un giocatore, diciamo, lei lo conosceva qua, già da prima lo ha trovato qui, è un giocatore, diciamo, che ha dato qualche segnale di risveglio rispetto al finale in cui era abbastanza, diciamo, giù. Che idea si è fatto lei? È un giocatore, diciamo, che è recuperabile o è destinato ad andare via? Noi cerchiamo di far dare il massimo a tutti i calciatori che abbiamo, e poi dopo è chiaro che arriverà il momento che dovremo tirare una riga, fare delle somme, e le somme verranno fuori un po' da quello che è stato il passato, quello che è il presente. Il presente, per quanto mi riguarda, è un ottimo presente per tutti quanti i componenti del gruppo, perché non mi posso lamentare di nessuno, perché si sono dati da fare veramente. Poi, insomma, chi ha avuto la possibilità di stare con noi durante la prima fase di ritiro si è reso conto. Massima disponibilità, grossa capacità di sofferenza anche, e quindi di questo sono contento. Poi dopo è chiaro che ognuno di loro deve dimostrare, perché è solo nelle loro possibilità dimostrare tutto quello che valgono. Noi siamo spettatori e raccoglieremo tutto quello che ci offrono. Ultimissima cosa, dal suo punto di vista Romulo è più un esterno o una mezzala, o può fare, diciamo, tutte e due i ruoli? Può farli tutte e due, come ha dimostrato stasera, nel suo passato, l'anno scorso alla Lazio. Può farli tutte e due, dipende dalle caratteristiche che tu vuoi per ogni ruolo, no? Perché questa è un po' un'esigenza dell'allenatore, che cosa pretendi da un quinto e quello che pretendi da una mezzala. Ecco. E quindi lui è un giocatore d'utile in questo senso. Però dopo ci sono anche le caratteristiche che piacciono agli allenatori, e di queste chiaramente me ne faccio carico, e ho anch'io delle mie preferenze naturali. Un'ultima domanda, questa fase di ritiro è una volta che ha potuto lavorare anche con Zapata, Radu e Sandro, come ha trovato tutti e tre questi elementi? Bene, chiaramente Sandro è un po' indietro rispetto a tutti gli altri. Ora stasera abbiamo voluto premiare la sua professionalità, la sua grande simpatia, perché veramente è uno spettacolo lavorare con lui, perché è un ragazzo che fa gruppo, sempre pronto alla battuta, allo scherzo, e quindi abbiamo forzato anche un pochino la mano facendogli fare una mezz'ora stasera, che forse era un po' forte, no? Perché anche a livello fisico, parlo a livello muscolare, forse abbiamo chiesto anche uno sforzo un po' a rischio, però lui ha risposto come sa, con la tranquillità dei forti. Grazie. Prego.